tensione, perché valanghe di corde ti assalgono. Insomma, io ritorno dopo 18 anni, l'ultima volta che sono stato a Montecorvino Rovella è stato quando fui chiamato dal comune con lo spettacolo per gli emigranti e i turisti, e quindi era allora vice sindaco Sabatino Morretta, e mi vollero, fu una serata meravigliosa. E ritorno dopo 18 anni con il sindaco Martino D'Onofrio, l'assessore Milena Salvatore e tutta la dirigente e la giunta comunale e il consiglio di Montecorvino, che hanno voluto questo mio spettacolo a Montecorvino Rovella. Io ringrazio, devo ringraziare, è doveroso da parte mia, a nome di tutte le maestranze e tutti gli artisti e musicisti della Campania. Dobbiamo ringraziare il nostro presidente Vincenzo De Luca, che con questo circuito di grandi spettacoli qualificatissimi ha dato pane e lavoro a tantissime famiglie. Quindi è stato l'unico che in Campania ha creato questa cosa meravigliosa, la SCABEC, che è presieduta da Antonio Bottiglieri e dalla vicepresidente l'onorevole Teresa Armato, figlia di Salvatore Armato, grande assessore regionale. Dopo tanti anni, tornare tra la gente, cantare, che cosa sta trasmettendo questo rapporto ad un artista come lei che ha girato il mondo? La gente non sa niente, ma la sera Franco Esposito al primo piano mi sta portando, stiamo dicendo il perché io mi ero nel 2012 allontanato dalle scene, perché mia moglie non stava bene, la salvammo per miracolo, ora sta bene grazie a Dio, e quindi i miei figli mi hanno riportato sulle scene, e grazie a Salvatore, il mio terzo figlio Raffaele e Vittorio sono il primo e il secondo figlio, grazie a Salvatore, che dal mio libro biografico che io che ha scritto con la collaborazione dei miei figli, ma Gianni Mauro De Pandemone, un mio amico di infanzia, praticamente questo libro ha avuto un successo enorme, fu presentato alla Camera dei Deputati, tutti i gruppi parlamentari, con la prefazione di Vippo Baudo. Da questo libro mio figlio, che è un geniaccio, un grande artista, ha scritto uno spettacolo e lo dirige, per la regia è sua, praticamente Bruno racconta e Venturini canta. Sono tutti racconti della mia vita, quindi l'incontro e la gratitudine che ho per Don Girolamo Bottiglieri quando era presidente della provincia di Salerno, Mario Carrilli che era presidente dell'Ente del Turismo, e furono loro che mi vollero menestrello per la Jacqueline Kennedy con la famosa cena alle Arcade di Amalfi, e da allora poi la signora mi volle a Ravello, e da allora si aprirono le porte a livello mondiale in America, sbarcando nel 64, quindi poi la mia andata come terzo artista del mondo occidentale, dopo Villa e Modugno, nella Cortina di Ferro, nella famosa URSS, capeggiata da Brezhnev, io fui il terzo artista, e ho un primato di 370 concerti in Unione Sovietica. Napoli mi ha fatto cittadino onorario, Salerno me lo farà al più presto, appena passa questa tempesta bruttissima, e quindi io amo Salerno, amo i salernitani, ho dato onore e gloria a questa terra. Si doce dal mio sucre, però sta faccia d'angelo. Vi aspetto domani sera a Montecorvino Rovella con il mio nuovissimo spettacolo Bruno racconta e Venturini canta, che è il filo conduttore Franco Esposito, che mi porta attraverso un discorso tra amici in quei momenti indimenticabili della mia carriera artistica.